in crisi il sistema. Scuole paritarie cattoliche sono circa 12.000 che abbracciano i vari ordini di scuola, materna, elementare, scuola secondaria di primo e secondo grado. Sì. Quindi in tutta Italia. Tutta Italia, sì. Circa 150.000 dipendenti, tra docenti e personale non docente. I bambini sono quasi 800.000. La famiglia non riesce più a pagare le tasse e la retta. Questo che cosa comporta? Di fronte all'impossibilità della famiglia a pagare due volte, le scuole paritarie di cui stiamo parlando, le 12.000 sedi scolastiche, hanno sempre applicato delle rette molto esigue, basse, per non tagliare in due la società, si sono quindi altamente indebitate. Non regge la famiglia, non regge la scuola paritaria. Collassa questa seconda gamba del sistema scolastico italiano. Adesso arriveranno dei mesi in cui noi non sapremo come pagare i nostri dipendenti, perché quelle che erano le provvidenze estremamente ridotte sono ormai al termine e quindi ancora non sappiamo se verranno rinnovate. Il problema è a settembre cosa faranno i nostri alunni se noi non riusciamo ad aprire? Noi per le scuole non chiediamo soldi, ma per la funzionalità, per il sostegno, per le famiglie povere che non si possono permettere il diritto di scegliere perché non hanno le risorse necessarie, che lo Stato non può chiudere gli occhi di fronte a questa realtà. E fra l'altro le indicazioni per quali sono le misure di sicurezza arrivano in maniera frastagliata, in maniera confusa. Abbiamo chiesto di partecipare ai tavoli di concertazione, ma non ci hanno chiamato. Ci chiedono se noi ci adeguiamo a quelle norme, ma fra l'altro non hanno né coraggio di imporcele, per dire dovete fare così, né la chiarezza. Noi abbiamo oltre 14.000 alunni disabili. Per questi bambini che hanno bisogno di un docente di sostegno, ancora oggi non si sa chi copre il costo del sostegno. Gradiremmo urgentemente un provvedimento del governo che dia la giusta dignità a tutti i nostri ragazzi.